Eccoci, bentornati su Go Games e siamo su Zelda Tears of the Kingdom. In questo video andremo a fare una quest secondaria, una richiesta dal sottosuolo. Quindi ci troviamo esattamente in questo punto. Siamo proprio qui. Vi allargo la mappa così vedete meglio. Siamo un pochino a sud di Hyrule Centrale, quindi dal forte di guardia. Basterà venire giù, seguire la strada e arrivare qui. Prendete come punto di riferimento il sacrario di Kwamizuna o il sacrario di Tenjiten. Quindi da qui proprio seguite la strada e arriverete qui. Da qui dovremmo spaccare quei massi, quindi freccia, bombazza e via. Poi, vabbè, ci raccogliamo il pesciame qui perché ci serve, è cibo e va benissimo. Parliamo con la capocella qui. Dirigiti alle rovine e vabbè, ora vi faccio vedere dove dobbiamo andare per attivare questa quest. Quindi mappa, dobbiamo arrivare qui, rovine del santuario del tempo. Quindi molto semplicemente proseguiamo dritto, fate attenzione che ci sono dei nemici e ci troviamo esattamente in questo punto qui all'interno del santuario. Basterà seguire semplicemente il percorso. Ripeto, l'unica cosa, state attenti ai nemici, ma basterà veramente andare dritto per dritto perché si vede anche da qui, è esattamente quello il posto dove dobbiamo arrivare. Una volta arrivati qui al santuario, alle rovine del santuario del tempo, quindi proprio in questo punto, dobbiamo interagire con la statua e ci darà la quest, ce la attiverà. Eccola qui, una richiesta dal sottosuolo. Perfetto. Fatto ciò, possiamo aprire la mappa e il primo punto che andremo a fare sarà questo qui. Per cui mettiamo magari una puntina per tenercela come punto di riferimento e poi andiamo su diario di viaggi e ci segniamo una richiesta dal sottosuolo, così abbiamo sempre ben illuminati i punti. E da questo punto qui andiamo verso la puntina verde, che è il punto da cui partiremo per fare la quest, semplicemente perché è la parte più semplice. Dovremo andare nel sottosuolo. Quindi ci vediamo direttamente lì vicino all'inizio della missione. Arrivati qui, con ultramano... No, niente, ce la posso fare con ultramano. Prendiamo questo oggetto. Lo trasportiamo vicino al nostro buco, fate attenzione a tutto lo schifo. Lo trasportiamo qui. E possiamo tranquillamente lasciarlo cadere. E poi ci buttiamo anche noi. Eccoci qui. Ora, arrivati qui, intanto prendete i Poo perché servono tantissimo. Dove è andato? Il nostro occhio sta qui. Vi faccio vedere dov'è il punto per far apparire la mappa, quindi basterà girare di qua e andare sotto quella radice e interagire nel caso non l'abbiate ancora fatto. Poi possiamo caricarcelo e andare a piedi, oppure possiamo costruirci un qualcosa che ci faccia insomma andare avanti un pochino più spediti. Quindi faccio la mia costruzione e ve la faccio vedere finita. Perfetto, costruzione finita, ci abbiamo appiccicato il nostro oggettino sopra e poi possiamo andare.
arrivati in questo punto qui. No, serve solo l'occhio, grazie. Stacchiamo. E ce lo portiamo di qua. Prendete sempre questi quando li vedete, mi raccomando, perché servono tantissimo. Poi vi spiegherò perché, se non è ancora uscito il video, altrimenti lo linkiamo in descrizione. Ma probabilmente uscirà prima questo. Poi andiamo di qua. E inseriamo il primo occhio dove vi pare in realtà. Abbiamo consegnato il primo occhio. Dopo aver inserito il primo occhio, ci spostiamo in questo punto qui. Vi zoom. Siamo esattamente qui. Quindi da qui, vi faccio vedere anche dal sottosuolo, da qui ci spostiamo in questo punto, ok? Esattamente qui. Magari spostatevi dal sacrario oppure dalla torre, questa del Canyon Gerudo. Al volo riuscite a venirci tranquillamente, volando, no al volo, non proprio al volo, però ce la fate. Quest'occhio sarà coperto da una lastra di ghiaccio, quindi prendete il frutto che scioglie, oppure un'arma che faccia danni da fuoco e sciogliete il ghiaccio. In questo modo libererete l'occhio. Dopodiché ultramano come prima e lo buttiamo giù. Vi do un consiglio, non mettete in pausa, non salvate, se fate questa missione fatela di continuo o almeno l'occhio che prendete, perché se mettete in pausa, se salvate il gioco e ricaricate, non troverete più l'occhio, vi sparirà e dovete tornare a prenderlo nel punto in cui l'abbiamo preso ora, cosa che è successa a me e quindi... lo sto rifacendo. Per questo motivo non avevo il ghiaccio, ecco. Perché ve lo rimette lì. Quindi se per sbaglio dovete andare al bagno, non ci andate. Mi raccomando. Perché sennò davvero non lo trovate più. Crixie, dici. Crixie ha detto di farvi la cacca addosso. Direttamente. Cioè se fate questa missione, no, non potete. Se prendete l'occhio... a meno che non stia venendo giù il mondo, non fate niente. Comunque, prendiamo il carretto come avete visto, lo mettiamo sulle rotaie, ci appiccichiamo l'occhio lì e andiamo. E facciamo un giretto sulle montagne russe, via. Sei fuori, questo se ne va. Ma guarda tu. Ci prendiamo l'occhietto. Siamo qui. E poi batteria. La spiaccichiamo qui dentro. Perfetto. Ci mettiamo anche l'altra per sicurezza. Siamo sempre qui, ecco. Posto?
Avete finito di scassare? Prendiamo una ventola. Lo appiccichiamo lì dietro. E poi, come prima, prendiamo l'occhio e lo appiccichiamo sul nostro carretto. Ci raccattiamo le cose e andiamo. Ok, arrivati. Aspettate a prendere i Pooh, mi raccomando. Prima portiamo l'occhio a destinazione, perché sennò se ne va. Ascensore. Andiamo di qua. E posizioniamo l'occhio. Riesco a raddrizzarlo dove vi pare, non importa, eh. Perfetto. Ora tornate giù a recuperare i Pooh e ad aprire la cassa. Dopodiché ci troviamo nel terzo punto. Il terzo punto sarà questo qui. Guardate che bella X rossa, mi sono spiaccicata come si deve. Quindi da questo punto qui leviamo la puntina. Potete arrivarci tranquillamente se avete la doppia barra, il doppio cerchio di resistenza come me. Da questa torre qui dell'altopiano arrivate tranquillamente qui se state attenti. Oppure vi teletrasportate qui e seguite comunque la strada e poi vi spostate qui. Insomma, è abbastanza semplice comunque arrivarci. Da qui dovremmo entrare lì nel buco, ma dobbiamo trovare l'occhio prima, quindi da questa parte qui giriamo, ci mettiamo qui, freccia, bomba e sfondiamo tutto. Oh, piano. E scendi. Oh, Link, mamma mia, che ansia terribile. Prendiamo l'occhietto, come al solito lo buttiamo di sotto e ci buttiamo pure noi. Qui ci sarà sempre un rallentamento, eh. Perfetto. Ci raccogliamo i picciolini. Poi questo. Portiamo qui, lo appiccichiamo qui sul carretto. No, non lì. Oh, e che cos'è? Poi carrettino qui. E qui ci sono le ventole, quindi ci prendiamo una ventolina. Partiamo. Qui facciamo il segno della croce. Dobbiamo fare un saltino. Buoni, che è andata bene. Ok. Andiamo da questa parte e andiamo a inserire il terzo occhio.
Adesso ci vediamo direttamente nel quarto punto. Esattamente qui. Ok, siamo esattamente in questo punto, quindi quando arriviamo qui dobbiamo usare niente. Reverto. Riavvolgiamo. Lui va su e lì troviamo il nostro occhio. Quindi ultramano, lo prendiamo e lo buttiamo di sotto come al solito. Vai. Basta, reverto. Vabbè. Oddio, ci schiantiamo male. Ed eccoci qui. Cogliamo. Ok. Andiamo su. Picciono metallico. No, di qua. Lo appoggiamo qui. Prendiamo l'occhio. Andiamo qui. Non partì, Pentolina. E l'attacchiamo lì dietro. Ci prendiamo le batterie. Allora, ne dovrebbe bastare una. Però per sicurezza, visto che ci sono, pagano sempre loro, che ci frega. Le mettiamo tutte e due. E poi ci prendiamo la cloche. Perfetto. E andiamo. A vedere dove dobbiamo arrivare. Non vi velocizzo questo per farvi vedere bene, così non sbagliate, tanto è roba di 30 secondi. Fermiamo più o meno qui. Perfetto. Atterraggio perfetto. Strano, ma è successo anche a me. Poi. Oh, e chiappa l'occhio. Prendiamo. E lo portiamo giù. Giovani, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate anche un bel like, che ci aiuta veramente, veramente tanto. Ok, inseriamo l'occhio. No? Mi piaceva così, è storto? È storto, attenzione, più giù. Tac. Voi ovviamente scegliete quello che volete, eh. Perfetto, e così abbiamo completato una richiesta dal sottosuolo. Per questo video, giovani, è tutto. Grazie mille e alla prossima.